Lorenzo Aspesi, dopo una cavalcata lunga 2 mesi, si è conclusa la campagna elettorale e oggi finalmente è arrivato il responso dalle urne. Sei il nuovo sindaco di Cardano al Campo. Come ci si sente? Ci si sente molto emozionati, ci si sente con una grossa responsabilità sulle spalle. Siamo riusciti quasi in questa cavalcata a far passare un programma che nasce, come sapete, perché l'abbiamo raccontato in tutti i modi, dal basso, coinvolgendo tutti i nostri cittadini che ci hanno fortemente aiutato alla realizzazione proprio di quelli che sono gli obiettivi che ci siamo posti per questi 5 anni che abbiamo davanti. Quindi questa responsabilità è di riuscire veramente a realizzare tutto questo programma, che è un programma veramente forte, che è un programma veramente intenso di cambiamento e di cui veramente la nostra città ha bisogno. E quindi da subito ci metteremo a lavorare, a scaricare a terra tutta questa energia che abbiamo raccolto. E niente, primo appuntamento è sicuramente quello di voler ringraziare tutti quanti voi, tutti quanti i cittadini, tutti quanti anche i miei consiglieri, i miei compagni di viaggio che sono stati con me in questo percorso. Lo faremo probabilmente, dovremo conferma tra non molto, lo vorremmo fare in una serata in cui tutti insieme faremo un brindisi per proprio il tempo che ci aspetta e l'idea di andare avanti proprio alla realizzazione di questo piano. Una domanda dal punto di vista amministrativo, il prossimo passaggio sarà una riunione con la coalizione per definire poi i ruoli all'interno della giunta. Avete già qualche idea o deciderete tutto adesso che i dati sono ufficiali, anche con le preferenze? Sì, sicuramente questo è un primo passaggio, dovremo mettere insieme un gruppo di lavoro, è importante che si lavori su un gruppo di lavoro che sia molto coeso per la realizzazione di questi obiettivi, ma come dicevo vogliamo lavorare veramente come un'equipe e in questa equipe cercheremo di allargare il coinvolgimento nel modo più ampio possibile, in modo veramente da poter utilizzare tutte quelle che sono le sensibilità che esistono all'interno della nostra lista, che deve diventare veramente il nostro punto di forza. Le sensibilità sono appunto la capacità di interpretare tutto quello che i nostri cittadini hanno bisogno dalle diverse sfaccettature per cercare la soluzione migliore a tutte queste problematiche.